La droga, più di 300 grammi, era nascosta nel passeggino di un bambino sistemato sul pianerottolo davanti alla porta di casa. All'interno dell'abitazione, a Como, la polizia ha trovato denaro e tutto l'occorrente per confezionare le dosi di sostanza stupefacente. Arrestato un 17enne residente in città. Sanzionato per il possesso di droga un altro minorenne, un 17enne di origine straniera, sempre residente nel capoluogo. Proprio un controllo del 17enne era stato all'origine dell'operazione che ha portato all'arresto del presunto spacciatore. Ieri mattina i poliziotti della Volante della Questura di Como, durante un controllo in via dei Mille, hanno notato un ragazzo a piedi che alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi. I poliziotti hanno fermato il giovane che ha spontaneamente consegnato agli agenti un involucro contenente circa 10 grammi di hashish. Gli agenti hanno approfondito i controlli e sono arrivati all'abitazione di un altro 17enne, comasco, residente in città, sospettato di aver venduto la droga al primo minorenne controllato. La perquisizione ha permesso agli agenti di scoprire e sequestrare quasi mezzo chilogrammo di hashish. Circa 40 grammi della sostanza erano in casa, mentre oltre 300 grammi di droga erano stati ben nascosti nel passeggino, probabilmente nella speranza che non venisse controllato. Sequestrati inoltre 4.000 euro in contanti. Il 17enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è incensurato. In base a quanto ricostruito dai poliziotti, però, sembra che il minorenne gestisse una vasta attività di vendita di stupefacenti, con numerosi clienti, soprattutto coetanei del ragazzo e in gran parte residenti a Como. Informata la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto il trasferimento del ragazzo nel centro di prima accoglienza di Torino.